super ospite a Sanremo, nostra grandissima amica Emma Radio Bruno. Ciao Emma! Buongiorno, scusate se mi sono presentata in maniera così elegante, ma sono andata a dormire alle 4:30 stamattina, quindi sono in pigiama, ma per Radio Bruno, insomma, sono di famiglia. Grazie, infatti è quello. A proposito, tu sei anche di famiglia a Sanremo, hai partecipato, hai condotto e poi sei entrata dentro un quadro musicale e hai cantato con una statua, Achille Lauro. Ah sì, a questo punto io istituirei un nuovo termine, sono un'istituzione a Sanremo. No, sto scherzando. Devo dire che sono a Sanremo, vivo sempre momenti incredibili. Ieri essere sul palco in un quadro di Achille Lauro è stata un'esperienza meravigliosa con la signora, con la grandissima attrice Monica Guerritore, è stato un momento intenso, magico. Sto leggendo i messaggi delle persone che sono bellissimi e quindi io sono onorata come sempre di avere la fortuna di partecipare al festival sempre in mille modi, in mille forme diverse. Allora, sei ancora al festival, mi hai detto la parola partecipare, io non posso non farti la domanda se ti rivedremo sul palco in queste sere. Ma non credo, adesso io mi sto preparando la valigia e si ritorna a casa. Si ritorna a casa, non c'è nulla sì. Con Alessandra? No. Ok, in quella valigia invece tu hai messo un kit fondamentale per Sanremo. Le medicine? Eh sì. No, cosa? Per salvaguardarti, sono usciti diversi articoli che appunto dicevano che avevi tutto un kit per andare in totale sicurezza lì. Sì, 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 ho i miei gastroprotettori, il cuscino, le goccine naturali, perché comunque dopo tanti anni è un palco che sicuramente mette un sacco di ansia, di pressione, è giusto arrivare preparati sotto tutti i punti di vista. Com'è stato cantare quest'anno in questa situazione molto particolare senza pubblico in sala? È brutto da dire, però forse un po' ci siamo abituati. Io ho un grandissimo inchino, invece lo faccio agli artisti in gara e a Fiorello D'Amadeus per aver messo su uno spettacolo così, così bello, ma soprattutto agli artisti, perché lanciare in questo momento un progetto nuovo senza avere la certezza del domani, soprattutto del fatto se si potranno fare dei live, perché lo sappiamo bene che i live sono un po' il motore, no? Che poi sostiene il disco, insomma è una grande scelta coraggiosa, quindi veramente un grande applauso a tutti i colleghi che sono sul palco dell'Ariston in gara. Hai proprio ragione. Allora Emma, noi ci dobbiamo salutare, ti ringraziamo di essere stata con noi, un grande grazie bacio. Grazie a voi, un bacio agli amici di Radio Bruno che amo infinitamente da tantissimi anni, grazie. Sanremo 2021 in collaborazione con Beeper Banca, Enka Plast Packaging Solutions, Audi Zentrum Modena Schiatti Motor, ODS Giocattoli, Cantina di Quistello dal 1928, Supermercati Famila. Con noi sei in famiglia e Marluri Caricamore,